un colpo di scena che arriva 12 anni dopo l'omicidio di Yara Gambirasio e a 4 anni dalla condanna definitiva all'ergastolo del muratore Massimo Bossetti. Il giudice per le indagini preliminari di Venezia, Alberto Scaramuzza, ha disposto l'iscrizione nel registro degli indagati del pubblico ministero Letizia Ruggeri per frode processuale e depistaggio. La tredicenne scomparve il 26 novembre 2010 a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo. Il corpo fu ritrovato 3 mesi dopo. Fu il PM Ruggeri nel 2014, dopo 4 anni di inchiesta e prelievi del DNA tappeto, a risolvere il caso di Yara. Il Tribunale di Venezia, competente sui magistrati di Bergamo, si è pronunciato sulla denuncia da parte degli avvocati di Bossetti riguardante le 54 provette contenenti la traccia biologica mista di vittima e carnefice, spostate dal frigorifero dell'ospedale San Raffaele di Milano all'ufficio corpi di reato del Tribunale di Bergamo. Quel trasferimento avrebbe interrotto la conservazione a meno 80 gradi, deteriorando il DNA, rendendo vane nuove analisi. Campione è ritenuto decisivo per la condanna del muratore di Mapello. Una decisione, quella arrivata da Venezia, che suscita polemiche. Da Bergamo il procuratore Antonio Chiappani si dice francamente sorpreso, visto che le provette sono rimaste regolarmente crioconservate a Milano fino a novembre 2019, quindi oltre un anno dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Archiviata invece la posizione del presidente della Corte d'Assise di Bergamo e della funzionaria dell'ufficio Corpi di Reato.